Ciao a tutti e finalmente ben trovati, posso dirlo. Mi scuso per l'attesa, per la mia assenza di questo lungo periodo, ma quando si rompe un modem è veramente stata un'attesa interminabile per aspettare il modem nuovo e quindi poter tornare a parlare con voi in questi video. Voglio iniziare subito con un nuovo argomento, questa volta trattiamo di un capitolo tratto dal libro, sempre ovviamente, di Zecharia Sitchin, Le astronavi del Sinai. Al contrario di quanto possiamo pensare, non è a Roma che possiamo trovare le più grandi rovine di un tempio romano, ma bensì sui monti del Libano. Sono le rovine appartenenti ad un tempio dedicato a Giove, il più grande tempio mai costruito nell'antichità, in onore di un dio. Il tempio era costruito su colonne altissime di circa 20 metri e che sostenevano appunto una sovrastruttura riccamente decorata, alta quasi 5 metri. Il tempio romano vero e proprio era la parte più occidentale e più antica di un santuario quadripartito dedicato appunto a quattro dei, tra cui Giove, che si pensa appunto venne costruito dai romani dopo l'occupazione di quella regione nel 63 avanti Cristo. La via d'accesso era costituita da una scala molto grande e da un portico rialzato. Questo portico rialzato era sostenuto da 12 colonne, nelle quali si trovavano 12 nicchie fatte per contenere i 12 dei olimpici. Non sto adesso ad elencarvi tutti i dettagli architettonici e tecnici, ma come ci spiega Sitchin nel suo libro, era una struttura davvero gigantesca ed immensa, non potete immaginare quanto fosse appunto grande e colossale. Un archeologo e architetto che aveva visitato le rovine scrisse: i templi non devono nulla della loro qualità a contributi moderni come il calcestruzzo. Sono semplicemente formati dalle pietre più grandi mai conosciute nel mondo. E questo è un fatto molto molto importante che poi rivedremo successivamente, cioè di queste pietre gigantesche. Negli archeologi, negli storici, si riescono a spiegare perché i romani avrebbero però dovuto sviluppare una costruzione tanto mastodontica in un luogo così remoto. I romani infatti consideravano il sito ed il suo immenso tempio come l'attestazione indiscussa, della potenza di Giove. Chiamandolo Iove, forse chissà come ipotizza Sitchin appunto nelle astronavi del Sinai, come eco dello Jehovah, i romani scrissero sul tempio e sulla statua principale le iniziali divine che stavano per Giove Ottimo Massimo l'Eliopolitano. Quest'ultimo appellativo di Giove nasceva dal fatto che si credeva che il luogo fosse stato una specie di luogo di riposo di Helios, il dio sole che attraversava i cieli sul suo veloce carro. Furono proprio i greci a tramandare questa credenza ai romani. Quel luogo prese proprio appunto nome di Eliopoli. Furono i greci ad attribuirglielo. Alcuni pensano invece che sia stato addirittura Alessandro Magno. Gli archeologi però ritengono che quel luogo avesse delle radici molto più antiche. È ad esempio un dato certo che tutti i templi che i greci costruirono in quel luogo poggiavano su fondamenta molto anteriori, sia sotto il profilo architettonico che sotto il profilo religioso. Alcuni studiosi sono arrivati ad un'importantissima conclusione. Attraverso le varie epoche era sempre stata adorata una triade di base. È pertanto ormai un dato di fatto che la triade greco-romana aveva un'origine sempre più antica che a sua volta derivava dal Pantheon sumerico, quindi qui torniamo ai sumeri. La triade sumerica era composta da Adad, che ottenne da suo padre, che noi conosciamo molto bene perché è Enlil, le terre montuose del nord, da Ishtar, che noi la conosciamo bene, che era l'unico elemento femminile della triade, e da Shamash, che anche lui ricordiamo sia per l'epica del Gilgamesh, insomma dovreste ricordarvi di Shamash, il comandante degli antichi astronauti. I greci lo onoravano come appunto Helios e in suo onore costruirono una statua colossale sopra il tempio principale, che lo rappresentava appunto alla guida del suo carro, che questa statua era trainato da quattro cavalli. Nel libro di Enoch però descriveva il suo carro come guidato dal vento. Sitchin poi passa ad analizzare l'epica appunto di Gilgamesh e quindi la foresta di cedri. La stessa foresta di cedri dove appunto il re Gilgamesh passò insieme ad Enkidu e il luogo dove appunto erano situati questi templi, ipotizzando che si potesse trattare dello stesso luogo. Per poter dare però una risposta positiva, bisogna analizzare le caratteristiche fisiche di questo posto. È quello infatti che stiamo per fare. I greci e i romani costruirono i loro templi su una piattaforma pavimentata molto più antica rispetto alla loro epoca.
Questa piattaforma era composta da blocchi di pietra molto spessi e larghi, ma incastrati alla perfezione, tanto che nessuno è riuscito a penetrarvi all'interno per esaminare appunto le gallerie, le camere e le altre strutture che sono nascoste sotto la pietra. George Herbes e Hermann Gude affermavano però circa un secolo fa che gli arabi del posto entravano nelle rovine presso angolo sud-orientale attraverso un lungo passaggio, a volte simile ad un tunnel ferroviario sotto la grande piattaforma. Successivamente, quindi negli anni 20, fu una missione archeologica francese a confermare appunto l'esistenza di questo labirinto sotterraneo, anche se rimase comunque impossibile addentrarvi nelle sue aree più nascoste. In seguito si riuscì a bucare lo spessissimo strato di pietre e si ottennero le prove dell'esistenza di queste strutture sotterranee. I templi furono costruiti su una piattaforma che era pavimentata con pietre lunghe dai 3 ai 9 metri, larghe quasi 3 metri e spesse, pensate, quasi 2 metri. Pensate che, come presume appunto Sitchin, le pietre utilizzate per formare questa struttura sono di una quantità tale da far scomparire al confronto la Grande Piramide d'Egitto. Nel lato nord-occidentale della struttura c'era collocato il Tempio di Zeus, appunto di Giove. Il lato ovest del podio era composto da blocchi di pietra enormi. La base più larga e gli strati superiori del podio erano composti da blocchi di pietra giganteschi, del peso stimato di circa, pensate, 500 tonnellate l'uno. Per avere un termine di paragone, pensate che le pietre più grandi, quindi quelle più grandi della Grande Piramide, scusate il gioco di parole, d'Egitto, pesano circa 200 tonnellate, quindi il rapporto alle 500 ci dà già un'idea dell'immensità di queste pietre. Ma addirittura lo strato centrale era composto da pietre ancora più gigantesche, chiamate Triliton. Infatti sono tre blocchi di pietra di forma precisa e perfettamente corrispondente l'una all'altra. Ognuna di queste tre pietre di granito è lunga più di 18 metri e larga dai 3 ai 4 metri e pesa, pensate, oltre 1000 tonnellate. Le pietre che formavano la piattaforma ed il podio venivano estratte sul posto, ma la cosa assurda è che i colossali blocchi venivano però tagliati, modellati presso un'altra cava che, pensate, distava 1200 metri dal recinto sacro, quindi più di un chilometro sul chilometro e due. E pensate in trasportare queste immensi blocchi di pietra per 1,2 km. Proprio qui ci si imbatte in qualcosa di più sbalorditivo però del Triton. Infatti, parzialmente sepolta nel terreno, c'è un'altra gigantesca lastra di granito lasciata sul posto da chiunque l'abbia estratta. È stata intagliata alla perfezione e modellata, è lunga 21 metri e ha una base di 4-5 metri. Pensate che, per fare un esempio, come appunto lo fa Sitchin nelle Astronavi del Sinai, se una persona salisse su questa immensa lastra, apparirebbe come una mosca su un iceberg, quindi pensate alle proporzioni immense. Questo blocco dovrebbe superare le 1200 tonnellate. La cosa però ancora più assurda e sconvolgente è che a tutt'oggi non esistono dei meccanismi e dei macchinari tali da consentire di sollevare e di trasportare un peso di 1000-1200 tonnellate. Come può pertanto essere stato possibile trasportare per monti e per valli un oggetto di tali dimensioni e collocarlo poi nella posizione desiderata, metri sopra il livello del terreno, resta appunto un mistero. Però anticamente, molto anticamente, qualcuno ci è riuscito in questa impresa. Ma chi fu? Questo è quello che vedremo di scoprire nel prossimo video, quindi la prossima settimana, questa volta non vi farò aspettare tanto. Pertanto io vi ringrazio ancora per la pazienza, siete sempre stati carinissimi perché non mi avete abbandonato, avete aspettato insomma il mio ritorno. Pertanto io vi ringrazio ancora, restate connessi, vi aspetto con il prossimo video, alla prossima.